vocaletto mentre sono al bar ad aspettare un'amica. Parlo piano perché mi prendono per pazza. Se no, guardate, sono qua. È uno dei miei posti preferiti, vicino a uno dei negozi dove mi rifornisco. E di cosa voglio parlare mentre aspetto la mia amica? Intanto il lavoro va avanti, questo è il davanti. Ho già fatto le maniche, ho già fatto il dietro. È tutto in sospeso perché poi chiuderò tutto l'ensemble. Speriamo che sia anche un prodigio qui perché sto improvvisando con i ferri circolari. Allora, il piacere di sfogliare delle riviste. I rumori sono quelli di un bar, fate un attimo un po' di... insomma, accontentiamoci. Allora, questo è un album dei primi del 2000. Aspettate che ve lo dico subito. È il numero 13, 2007. Difficile trovare belle cose da uomo già pensate, ma molto difficile. Pochi sono i modelli e spesso non mi piacciono. Questo è un numero che consiglio perché si può rendere attuale con un gusto personale, appunto, nelle proporzioni. Ma io trovo attualissimo, non toccherei niente di tanti modelli. Interessante la proposta dei filati. Cara Claudia, BN, ci trovo molto la mora. Ci sono dei capi che mi piacciono, ma tanto. Io poi amo realizzare capi da uomo, ma da sempre. Insomma, questa è una carrellata. È una carrellata. Perché per me poi il fatto a mano deve essere, sì, ecco, no, deve essere fatto bene, deve essere fatto buono, più che bene buono, con dei bei filati. Questi sono due capi realizzati con il lamora. Un lamora sottile messo doppio. Quindi magari tra gli arretrati di Mani di Fata potete ancora trovarlo. Ecco, io amo gli colli sciallati. Quante volte ho rubato dei golf a mio padre, non potete immaginare. Poi lo trovo ben rifinito, guardate che bel collo. Mi piacciono i chiné quando si mischiano due filati in contrasto di colore. Quello è lo chiné, che può permettere anche degli effetti di gradiente molto interessanti e gradevoli. Ci permette anche di smaltire degli avanzi. Io non ho avanzi a casa, ho tutte le belle opportunità. Ecco, l'unico abbinamento che trovo discutibile è questo. Vabbè, anche le maniche sono un po' bizzarre, cucite alla Valacalegno, ma non è semplice cucire questi modelli quando si arriva in pizzo con dei punti operati come trecce e torchon. Mi piace questo modello, cosa c'è da modificarsi? Questo modello è un modello attuale e che si può replicare tranquillamente. Ecco, l'ho riesumato perché volevo cercare un'ispirazione riguardo agli intrecci da realizzare sul davanti di questo golfettone con i ferri del 10. Ieri ho dovuto disfare tutte le maniche perché non mi garbavano proprio. E quindi ho scoperto cose interessanti. Mi piacciono i rumori. Ecco, questo maglione non mi piace nel suo colore, ma lo trovo interessante. Ma ce ne sono tanti interessanti, vabbè, il gusto colore è quello che è. Ah, questo signori è un manuale che consiglio, ce l'ho consumato. E anche se si realizzano capi con tecniche più garbate, più attuali, più come vi pare, è un qualcosa da studiarsi, fa parte dei trascorsi della maglia, ma sono le basi. E questo è uno dei miei riferimenti che tengo spesso in mano, che metto spesso a disposizione nei miei incontri di chiacchiera. Se riuscite a trovare il modo di sfogliarlo da qualche parte, bene, se no ve ne faccio poi una vista quando arrivo a casa. Ciao a tutte!